Ciao a tutti, sono Gerry Grassi e oggi vi guiderò attraverso un viaggio alla scoperta delle 10 cose che spesso inconsapevolmente fanno le persone che vivono con l'ansia. Rimanete con me fino alla fine per scoprire insieme come riconoscerle e anche come affrontarle. Non dimenticarti di iscriverti al canale, attivare la campanella per restare sempre aggiornato su tutto quello che posso fare per te. Numero 1. Evitamento costante. Chi vive con l'ansia tende a evitare situazioni o persone che potrebbero scatenare sentimenti di disagio, creando una bolla di sicurezza che però limita esperienze e ovviamente relazioni. Numero 2. Overthinking, ruminare incessantemente, rimuginare continuamente su conversazioni passate, su scenari futuri, su qualsiasi cosa, cercando di prepararsi per tutte le eventualità, ma finendo per alimentare ulteriormente l'ansia. Numero 3. Perfezionismo estremo. La ricerca costante della perfezione può essere una maschera dell'ansia. Dietro questo atteggiamento c'è la paura del giudizio e il timore di non essere effettivamente all'altezza delle situazioni. Numero 4. L'ipercontrollo. Sentire il bisogno di controllare ogni dettaglio della propria vita e di quella degli altri può essere un modo per compensare la sensazione di incertezza tipica di una persona ansiosa. Numero 5. Difficoltà a dire di no. La paura di deludere gli altri o di provocare dei conflitti può rendere estremamente difficile rifiutare delle richieste, anche quando queste provocano stress o ansia. Insonnia o delle alterazioni del sonno. L'ansia può influire profondamente sulla qualità del sonno, causando difficoltà ad addormentarsi o provocando appunto dei risvegli frequenti durante la notte. Numero 7. Dipendenza dai social media. Scorrere compulsivamente i social media può essere un modo per distrarsi o cercare conferme, ma spesso aumenta i confronti sociali e le sensazioni di inadeguatezza che proviamo. Evitare il contatto visivo. L'ansia sociale può rendere difficile mantenere il contatto visivo, come riflesso di una paura profonda del giudizio degli altri. Numero 9. Autocritica costante. Un dialogo interno severo ed estremamente autocritico è comune in chi vive dentro una situazione di ansia, frasi negative che alimentano un circolo vizioso di insicurezza continua. Numero 10. Sovraccarico fisico. Sintomi come tensione muscolare, mal di testa, stanchezza possono essere dei segnali fisici di ansia, spesso trascurati o attribuiti anche ad altre cause. In questo viaggio attraverso le 10 cose che fanno le persone ansiose abbiamo scoperto quanto possa essere complesso e sfaccettato vivere appunto con l'ansia. Riconoscere questi segnali è il primo passo per iniziare un percorso di accettazione di se stessi e poi eventualmente di superamento di questi problemi. Se vi riconoscete in alcuni di questi comportamenti, ricordate che non siete soli e che ci sono delle strade per affrontare e gestire l'ansia. Esistono delle tecniche, esistono delle pratiche. Prendiamo ad esempio il l'evitamento, che è il più tipico comportamento messo in atto da tutte le persone ansiose. Come possiamo fare per disinnescarlo? Semplicemente fare un controevitamento, quindi introdurre nella nostra vita dei piccolissimi cambiamenti microscopici, piccoli ma fattibili, che ci permettono gradualmente di avvicinarci a delle esposizioni nei confronti di tutte quelle situazioni che ci generano l'ansia e quindi iniziare così a produrre qualche primo piccolo interessante comunque cambiamento, che è solo un preludio a un cambiamento più grande che arriverà ovviamente attraverso un lavoro più profondo che eventualmente potrà essere fatto anche con l'aiuto di un terapeuta. Io per oggi vi saluto, noi come al solito ci vediamo nel prossimo video.